In questo video vedremo in sintesi quelle che sono le fasi del ciclo mestruale. Il ciclo mestruale è composto da circa 28 giorni, divisi in due fasi principali. Una fase follicolare, in cui si ha un aumento delle concentrazioni di estrogeni circolanti, ed una fase luteinica, dove si ha un abbassamento degli estrogeni ed un aumento di un altro ormone definito progesterone. Vediamo ora in sintesi quali sono le principali funzioni degli estrogeni e del progesterone. Gli estrogeni svolgono tre funzioni principali. Una funzione adipogenizzante, cioè aumentano le quote di tessuto adiposo periferico. Una funzione cardioprotettiva ed una funzione di mantenimento della densità ossea. Il progesterone invece svolge due funzioni principali, una funzione antiestrogenica ed una funzione ipertermizzante, cioè aumenta la termogenesi.